a tutti che benvenuti, sono Matt in Mars, siamo di nuovo qui con Shadow of War, con il mio inglese perfetto, e andiamo a farci un po' di fossolane, mandiamo un po' di carne da macello. Ho promosso un nuovo reggente, perché quelli miei veri me li tengo cari, e andiamo. Poi magari chissà, scopriamo un nuovo fenomeno. Insegno te a combattere! Asgang lo stanziale? Sono stanziale. Più che pronto. Ma occhio furiero. Anche questo non l'ho mai visto. Quindi... Bello, mi piace. È già inferocito, notevole. Mi sa che ci saluta. Quasi metà vita. Ecco, meno male si è distratto. Colpiscilo però, colpiscilo. Ecco, no, perfetto. Ah, quello che c'è dietro è praticamente un cannone. Ho sempre pensato che fosse tipo una bombola del gas. Ah, non lo so, magari come secondo lavoro faceva distributore di bombole da cucina, qualcosa del genere. Ecco, confuso, siamo a posto. Ciao! Durata tanto la sua carriera di reggente, a quanto vero. Buonanotte! Cuccia di pure che lo prendi meglio. Ok. Ragazzi, qui come... Come metti qualcosina che non è un po' sotto la media... Vediamo un po'. Lì possiamo mandare Durz l'indomabile. Dai, promuovi. Immune alle frecce però. Immune alle frecce mi sarebbe anche servito. Vabbè, dai. Tanto mi guardo immune alle frecce. Vediamo se vali qualcosa. Morte a go-go. Si chiamerà questo video perché... Non lo so, c'ho questa sensazione. Il primo è andato male. Ecco, guarda, lui si fa bello. Ora ti do una lezione, va bene? Ha un gilet di corazza. Luzzinendo mobile. Sono in forma. Chi vuole affrontarmi? 22? Ci cioè, dovresti fare con 22 però, ragazzi, perché se no allora andiamo all'asilo infantile a ammazzare gli orchi, perché se no ce la facciamo. Bella emorragia. Stanno facendo tutti gli arcieri, Soffri e muori! Nella schiena! Benedici di stare qui! Non gli ho levato niente comunque! Sì, non gli ho levato niente! Ecco, adesso qualcosina sì! Rifaglielo magari! Tra poco lo buttava fuori dall'arena. Ah no, l'avevo letto in ferocita, che è stremato. Quindi ce l'avrebbe fatto. Perfetto. Ugo. Per gli amici anche detto Ugo. Ok, sia di vittoria 1. Complimenti per l'aspetto. Andiamo col secondo. Qui andiamo a esaurimento vita.
sono impressionato. Se è facile, non c'è alcun gusto. Non c'è nessuno di più forte? 25, 31. Ci avrebbe fatto, dai. Sì. Già perso un quarto di vita. Bellina questa cosa qui che torna tipo boomerang. Non ce l'ho. Ah, poi vabbè, leggendario. Non l'avevo visto. Proprio andato, proprio secco. In un minuto. Eh sì, si è inferocito adesso che è praticamente morto. Bella però questa. Dudes indomabili. Oh. Non male, non male. Ok, e due ci hanno fatto fuori. Non so se c'è qualcuno. Gli epici per il momento lasciamoli stare, che l'aso divora montagne. Mi sta simpatico, non lo vorrei far uccidere per niente. Io ho delle mie simpatie particolari che non riguardano affatto la forza. Dai, facciamo fuori lui. Cioè, scusate, facciamo reggente lui. Ormai sono già proiettato verso la sconfitta becera. Allora, vediamo quello che cos'è. Magari non è detto, eh. Sono io che sono pessimista. Immune all'esecuzione, ok, non gli serve a niente. Ferito più o meno da tutto. Inferocito dall'inchiodatura. Va bene, dai, vai, 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 vai. Però lo sguardo ce l'avrebbe anche cattivo. Vediamo se lo sguardo corrisponde alla follia, alla realtà. Vai. Oh, sei un tipetto alquanto noioso. Ma mi accontenterò. Novo latante. Ho moltissimo altro dolore. Bura, il Ditlad. Lui già si sta accoppiando. 31-36, non lo so se riusciamo. Comunque vedete che anche gli altri reggenti, che non credo che a livello 31, che poi può darsi anche benissimo che abbia un livello maggiore da sfidante, però non credo che sia il reggente reale, ovvero l'orco più forte di tutti quelli che questo giocatore ha. Fa come me e mette magari quelli un pochino più incerti come reggente momentaneo e vede se la cosa funziona o no. Comunque lui si è inferocito. Quanto ci metti a cascare cascare per un anno? Facciamo? Intanto si trastulla felicemente. Ecco, ora che sei sempre uscito, non perdere tempo a tirare cose che tanto non lo prendi. Oh, ci ha pensato l'amichetto suo. Il tempo sta inferocito e le prende come un tacchino. Anche lui c'ha le cose a boomerang, le lascia boomerang. Cosa sono? Complimenti alla tua lunga vita da reggente, mi sei piaciuto nonostante di 3 livelli avanti, vero? Complimentoni. Allora, stiamo finendo i finti reggenti, aspettate un po' che
facciamo una cosa intelligente. Andiamo lui? Andiamo l'ultimo, ragazzi, perché... No! Circa i minuti perdo tutto quello che ho fatto in 100 ore di gioco. Dai, andiamo lui. Dai, su. Ecco, Mortal Man, magari Mortal Man non l'ho nemmeno guardato. Leggendario, aio. Vediamo se tu è sfida per me. Aio. Ora fa poco. Ho già inferocito, ragazzi. Tutta male. E perché è allevato, eh? Dai che è stordito, vai che è stordito, non perde tempo col caracol. Ehi, fai il solletico. No, non gli ho fatto il solletico, non posso fare. Dai che forse ce la fa io. Mi sembra che lui non è nemmeno epico, oltretutto. No, non è epico. Dai che c'ha, girati. O gli tiro uno scureggione potente. Bello questo. Questo pieno. Aio. Ah, sentite le ossa rotte. Dai che... Ma quanto c'ha? Non ci credo. Non avevo visto. Ha 3 grammi di vita, tipo. Che sta facendo? Aveva mal di schiena, gliela sistemata. Per un pelo, ragazzi. Due complimenti, ha battuto il leggendario, ragazzi, eh. Ha battuto il leggendario, non è cosa da poco. Poi non so se chi è, diciamo, viene sfidato in combattimento poi se lo ritrova morto oppure no. Bisogna vedere. Ancora caro. Un altro leggendario, livello 30. Qui non ci si fa, ragazzi. Nessuno batte me! Neanche uno! Neanche uno! La vedo triste. Accendo. Che fa, il ballo? A ballo? Ma perché lui non ha... A parte che lui il carico non gli fa niente, ma perché lui non ha... Vabbè, no, lasciate perdere. Non ha gente al seguito perché non è nemmeno epico. Mentre facevo la domanda mi sono risposto. Io sono talmente grossi questi che non riesco neanche a vedere come stanno messi i punti vita. Anche se poi in realtà non ci sono i punti vita. Però che... Aio. Ma che farà? Fuori un altro leggendario? Oh, mamma mia. Fa fuori un altro leggendario questo. Balla con me. Zum papà zum. Vai che è stremato. Dai che è stremato. Guarda che c'ha delle belle finishing. È un altro leggendario. Ragazzi, sterminatore di leggendari lo chiameremo. Tacci su. La bestia. Diamogli un po' di fiducia. Diamogli un po' di ordini di addestramento. Poi la volta che gli do l'ordine di addestramento crea, perché tanto finisce sempre così.
34, 35. Azlar. Sperando che questi pochi livelli in più ti aiutino. Ok, te li do tutti, nel senso, finché posso. Azlar. 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 Basta? Vabbè, basta. Non ne più. Ah, gli possiamo dare degli arcieri. Possiamo dare dei difensori uccisori di tracchi. Ma sì, mandiamo gli uccisori di tracchi. Dato che ha ammazzato dei leggendari, ragazzi, se lo merita. Azlar. Poverino. Fornisce un'arma incendiaria o col veleno. Quale famo? Ah, ce n'è altri? Minchia, manco lo sapevo io. Questi erano più bellini. Con me li abbiamo dati. Oh, maledetta. Ma io direi. Contro le maledizioni non ce n'è forse pochino meno che contro quelli ignifughi. Dai, gli do il veleno, che veleno non ce n'ho pochi. Ora mi raccomando, ti ho dato tutte queste cosette qui, crepami. Come tuo solito fare. Come succede sempre poi alla fine. Ok, dai, eh. Scommettete che io ora gli ho dato tutte queste cose qui, crepa. Ti credi forte? Io non sono di più. 38, aglio. Meno male che gli ho dato qualche livellino in più. E anche brutta la mossa. Un veleno così. Già, se la ride. Non ridere prima del tempo. Oh, questo mi sta prendendo come un somaro. Che non è leggendario e nemmeno epico, credo. Sta prendendo come un somaro. È finita, ragazzi, è finita. L'ha ammazzato come se fosse una bambola di pezzi. Poi tutti mettono i caragoli, come se fosse la soluzione definitiva a tutti i problemi. No, non è così. Non è la bottiglia di spumante. Ok. Aslar. Complimenti. Oh, noi andiamo avanti. Non mi morire, per favore. Dov'è il... Perché devo fare sempre il giro tondo? Mi gira la testa. Ok. Adesso è epico però lui, eh. Promuove a epico. È epico. Fatemi un po' controllare prima di partire. E non è epico. Perché non è epico? Azlar. Devo dare l'ordine di diventare epico. Diventa epico. Fornisce la caratteristica da campione, un seguace in base. Stisce la caratteristica epica. Non ho capito niente, va bene. Ah, però perché non è diventato epico? Scusate, eh. Non dovrebbe diventare epico? Non ho capito. Allora forse non è così che funziona.
Perché qui dice vinci la terza vittoria, forziere, signore della fossa, promuove. È epico. Io dovrei essere epico adesso, non lo so. Non lo so, andiamo avanti. Questa ce fa nero. Grazie, Avrai tutto il divertimento che vuoi, anche di 38. più. 38. Tu mostra che Io non sai sono fare. epico, perché? Vai di veleno, questo qua mi dà pure quel veleno. Che fa stordito? No, non fa lo stordito. Gli altri cosa fanno? Guardano? Dai, dai un altro colpo avvelenato che lo soffro. Vai che lo soffre, vai, guarda, guardala come lo soffre. È spettacolare questo gioco, vomita pure. Lascialo perdere, ma non. Chi è stremato? Ok, lui solo. Dategli un colpetto da dietro magari che. Aio, lei ha fatto anche però, ma mette anche le trappole. E c'è sempre mezza vita, però a me siccome gli imprevisti sono sempre in agguato, se lo fu fuori, e ho fatto fuori in alto epico. Quindi questo vince in continuazione. Allora facciamo l'ultima, vediamo un po'. Ragazzi, è un fenomeno questo Azlar, solamente per il fatto che ha fatto fuori due o tre leggendari, ora non mi ricordo perché non male, sapete che. Però due sicuri. Azlar. Non mi ricordo se ne ha fatti fuori addirittura. No, due ne ha fatti fuori. Allora, questo è addestramento epico campione. Ah, ok, forse devo attivare questo. Pelle spessa, proviamo questa, pelle spessa. Quindi adesso diventa epico. Sì, diventa epico. Non ho capito bene cosa pelle spessa, se è a lui o ai seguaci suoi. Che sarebbe inutile ai seguaci, pelle spessa, però. Andiamo. Io, veleno contro veleno. Ora affronti un vero 38, seguace si della fissa fiamma a oscura. 38. Altri guerrieri, io uccido tutti! Quindi sarà invulnerabile. Se usa il veleno, credo sarà invulnerabile al veleno. Ta 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 ta. Mi sa che è tostarello. Lo colpisce i suoi. Sarei curioso di vedere una volta che abbiamo sconfitto il nemico che caratteristiche ha. Mi piacerebbe. Questa la prendiamo, anzi. Prendiamo la quinta. La più importante. E lui è invulnerabile al veleno, mi sa. Sì, la prendiamo di gran carriera. Peccato. Perché ragazzi aveva fatto fuori due leggendari e frate con un epico. Ragazzi. Va bene ragazzi, direi al momento di concludere qui. Oh, questo giro le abbiamo tentate tutte. Quindi siamo arrivati fino alla quarta, la quinta purtroppo ci hanno sconfitto. Mi dispiace perché era diventato piuttosto bravo il nostro caro amico, ma. Troppe cose vanno così. Se diventava leggendario era un bel colpo perché era tosterello. Ma va bene ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. Noi ci vediamo la prossima volta e quindi come sempre iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like, mi fa piacere parlare con voi e ciao a tutti.